Cardano sta per fare quel salto di qualità che molti investitori si stavano aspettando da quando hanno rilasciato gli smart contract sulla piattaforma. Questo salto di qualità avverrà probabilmente attraverso molteplici progetti che verranno rilasciati nell'ecosistema di Cardano nei prossimi mesi. E se riusciamo a capire qual è il progetto che riuscirà a risolvere un grosso problema oppure a offrire valore ai suoi utenti, potremmo trovare le gemme che possono darci profitti di 10 volte, 20 volte e addirittura 50 volte. Quindi in questo video cercheremo di capire quale progetto nel grandissimo ecosistema di Cardano esploderà nei prossimi mesi o anni, cosa sono e come funzionano. Però prima di continuare con questo video, ho notato finalmente che siamo in 1000 iscritti in questo canale, siamo finalmente in 1000 e volevo ringraziarvi veramente perché questa cosa mi dà moltissima, moltissima gioia e soprattutto apprezzo il fatto che state apprezzando i contenuti e il valore che vi presento in questi video. Un'altra cosa che volevo fare notare molto velocemente è che nonostante i 1000 iscritti, il 50% di voi che guarda questi video non è iscritta al canale. E quindi fatelo subito, mettete un like a questo video per spargere questo video in modo che possano vederlo altre persone che sono interessate all'argomento. E niente, torniamo al video. Il progetto di cui dobbiamo parlare è Meld. Meld è stato fondato nel marzo del 2021, però è ancora in una fase di progressione del suo ISO, che è una raccolta fondi per il progetto. ISO sta per Initial Stake Offering ed è un concetto leggermente diverso dagli altri IDO, IEO e ICO ed essenzialmente vuol dire che per avere i token MELD prima che vengano listati su un exchange per la compravendita bisogna mettere in staking, in questo caso i vostri Cardano, perché siamo nell'ecosistema di Cardano, bisogna mettere in staking i vostri Cardano nello stake pool di MELD. E poi verrete ricompensati con token MELD prima che siano disponibili al pubblico. Lo svantaggio dei ISO è che non si viene ricompensati molto in termini di quantità del token e quindi in certi casi è meglio comprarlo quando viene listato su un exchange. Inoltre, da quello che ho trovato effettuando alcune ricerche, il ICO di MELD dovrebbe durare fino alla fine di quest'anno. È una cosa che trovo molto strana perché di solito questi ICO, questi IEO o questi IDO, IGO o quello che è, durano praticamente qualche minuto o qualche ora e dopodiché sono sold out. MELD è un protocollo DeFi su Cardano per prestiti molto simile a Aave su Ethereum e la caratteristica che la rende differente da altri protocolli DeFi è che supporta anche valute fiat come l'euro, il dollaro, la rupia, eccetera, eccetera. Ovviamente, vista l'accessibilità alle valute fiat, è richiesto il KYC, che sta per Know Your Customer, o in italiano conosci il cliente, ed è la pratica standard che si utilizza nel processo di iscrizione a un exchange, a una banca, dove devi compilare documenti con la tua identità. Questo lo sto dicendo perché di solito nel settore DeFi non è richiesto il KYC. Il token MELD ha un'offerta massima di 4 miliardi, di cui il 20% verrà rilasciato ai partecipanti del ISO. Il token verrà utilizzato per svariate cose, tra cui governance, assicurazione sul capitale dei protocolli e alcuni sconti e commissioni. In aggiunta, MELD sta cercando di portare i loro servizi su Polygon, la soluzione Layer 2 o lo strato secondario della blockchain di Ethereum. In teoria, la DApp di MELD dovrebbe essere completa e rilasciata per il 2022 e quindi aspettatevi di vedere questo progetto il prossimo anno. Un altro progetto molto promettente è SundaeSwap, che è stato fondato nell'aprile del 2021 e negli ultimi mesi è cresciuto un sacco sui social media. SundaeSwap è un DEX, un exchange decentralizzato, esattamente come Uniswap, ed è stato creato col chiaro scopo di diventare il DEX numero uno sulla blockchain di Cardano, diventando così il fulcro per IDO e per nuovi progetti su Cardano. Secondo le ricerche che ho trovato sul web, SundaeSwap dovrebbe essere più decentralizzato rispetto ad altri DEX come Uniswap, questo grazie alla sua interfaccia basata su IFPS, che dovrebbe regalargli una completa decentralizzazione.
SundaeSwap distribuirà i suoi token tramite ISO e guardando i tokenomics si può notare che il 55% dei token verrà distribuito alla comunità e agli utenti una volta che sarà rilasciato il DEX. Non è stata rilasciata ancora nessuna data del lancio del DEX exchange decentralizzato e il testnet in teoria doveva avvenire nel terzo trimestre, però hanno avuto dei ritardi. È un progetto molto promettente ed ha un sacco di potenziale e quindi è da tenere d'occhio. Liquid, a differenza di Meld, è un protocollo DeFi per prestiti senza valute fiat e quindi si può compararlo direttamente a Aave che risiede nell'ecosistema di Ethereum. Liquid offre liquidity pool lending, prestiti liquidi tramite un pool ed è praticamente l'intermediario automatizzato tra un mutuante e un mutuatario, o in parole semplici, tra colui che fornisce il prestito e colui che riceve il finanziamento del prestito. Quindi i mutuanti mettono i loro soldi in questo fondo o in inglese pool e i mutuatari pagano dell'interesse per prendere in prestito i soldi dal fondo. Spero di essermi spiegato. Il tasso di interesse pagato dal mutuatario al mutuante cambia automaticamente in relazione alla domanda per i prestiti. Questa non è una cosa nuova, infatti Aave è leader nel settore con questo sistema, solo che Aave risiede nell'ecosistema di Ethereum e Liquid risiede nell'ecosistema di Cardano. Ora, per calcolare la crescita di Liquid è un po' difficile perché non abbiamo dati ufficiali riguardanti al mercato di capitalizzazione. E quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo praticamente cercare di costruirci uno scenario. Il mercato di capitalizzazione di Aave è di 4 miliardi, che è il 10% del mercato di capitalizzazione di Ethereum, arrotondato a 400 miliardi. Se supponiamo questo scenario per Liquid, visto che Cardano ha un mercato di capitalizzazione di 73 miliardi arrotondato, anche se Liquid non riuscisse a prendere il primo posto come progetto DeFi e allo stesso tempo non riuscisse a prendere il 10% del mercato di capitalizzazione, ma il 1%, Liquid potrebbe avere un mercato di capitalizzazione di 730 milioni, che è comunque mostruoso per il progetto. Liquid è ancora in una fase testnet e i loro token non sono ancora disponibili sul mercato. Quando rilasceranno la data del loro ICO, potrete partecipare al processo per ottenere i loro token prima che vengano rilasciati al pubblico e listati sugli exchange. Tutti i progetti che ho appena nominato in questo video sono ad alto rischio di investimento, quindi fate le vostre ricerche perché io non sono un consulente finanziario verificato. Sono solo una persona che adora fare soldi e ricercare progetti e capire nel dettaglio come funzionano. Voi cosa ne pensate di questi progetti? Avete mai sentito nominare alcuni di questi? Se volete altri video su altri progetti all'interno di altri ecosistemi come quello di Cardano, Solana, Avalanche, Ethereum, fatemelo sapere giù nei commenti, mettete un like a questo video per farmi capire il vostro apprezzamento. Cerchiamo di arrivare a 10.000 iscritti per la fine dell'anno, anche se non ce la facciamo, vabbè, non importa. E niente ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao. Parli, parli, fra non dici niente. Sono negro, no, non dai in quel. Da 10 anni, fra sogniamo il calcio. Muovo gli ho distruggere ogni pack. Tu parli di quartiere di fumo. Zona non ti vede nessuno. Scena sembra Italia 1, yeah. Porto tutta la mia gente in alto. Pronti per fare quel grande salto. Che ne sai, fra tu di stare in basso. Quando fra ti meriti lo spazio. Sono in volo, baby, verso Nettuno. Scema che è Formula 1. Mamma ce la farò, ti giuro, yeah. Scena è bianca come Bonotalco. Non me lo danno, mi prendo il mio spazio. Finti rapper parlano di spaccio. Ma di spaccio non ne sanno un cazzo. La vincita la mia mani, baby. Vieni a vedere poi se non ci credi. Solo nuvole nei nostri cieli.